Avete presente quando siete in ufficio e questa è la vostra vista? Potete guardare le montagne e le nuvole che passano nel cielo limpido e... Sì, insomma, so che questa non è proprio una situazione normale. Procediamo con ordine. Questo video parla appunto di smart working. Questo sono io che faccio il bagnetto, questo io mentre concordo la data e l'ora di una riunione con Meet, questo sono io che ho appena finito una lezione, beh, insomma, ci siamo capiti. Quando mi chiedono se preferisco il mare o la montagna, rispondo sempre molto candidamente che sono bigamo. Quest'estate, finite le attività didattiche, ho avuto la fortuna di poter lavorare in Valle d'Aosta, uno dei miei posti preferiti. E quindi mi sono messo in cammino alla ricerca di un posto perfetto dove svolgere la mia attività di smart working e fondamentalmente credo di averlo trovato, ragazzi. È con piacere che vi presento la cittadina di Chamois. Tutto l'essenziale, un municipio, una banca, dei bei ristoranti all'aperto in cui la gente si raduna, delle stradine caratteristiche, piene di fiori e di vita. Presenta anche possibilità di acquistare situazioni immobiliari interessanti, un teatro addirittura e beh, un albergo in caso dobbiate invitare qualcuno. Mentre io devo trovare parcheggio per la macchina, c'è chi viene a lavorare così. Tutta la mia invidia. E no, caro il mio alter ego del passato, in realtà tutta la tua invidia sarebbe presto andata a questo individuo, che alla cloche del suo aereo privato, morbido come un paio di poppe, atterra su uno degli altiporti più alti d'Europa, appunto quello di Chamois. Che dire, ragazzi, inutile negarlo, se io piloto un drone è anche perché non mi posso permettere, purtroppo per me, uno di questi fantastici e costosissimi giocattoli per ricchi. Qui altro che l'Italia, ragazzi, qua si dice partiamo, quello di fianco, quello di fianco dice sì, quindi si parte sempre in orario. E anche se il sogno di un aereo privato purtroppo resterà probabilmente per me solo appunto un sogno, devo dire che a Chamois non mancano le vie di comunicazione, come ad esempio questa, la superstrada, ragazzi, assolutamente fantastica, larga, a volte anche trafficata, protetta da alberi ad alto fusto e soprattutto attrezzata con aree di sosta tipo autogrill, solo molto ma molto più panoramiche. E sempre in tema di mezzi di spostamento, a Chamois esiste anche una seggiovia che vi porterà nel luogo più sopraelevato della città per godere di una vista decisamente mozzafiato. Ovviamente anche in questo caso non potevo resistere. Per gli amanti della vista sull'acqua, a Chamois c'è anche un piccolo lago di montagna, incastonato come una perla in mezzo a questi monti favolosi.
Ovviamente anche per me non poteva non arrivare il momento della partenza. L'ho fatto con il mezzo di trasporto più utilizzato dai locali, vale a dire la funivia che collega Chamois al paesino più a bassa quota, quello di Buisson, da cui poi si può ovviamente raggiungere autostrada e tutto il resto d'Italia. Ma anche se il momento della separazione giunge inesorabile per tutti, questo piccolo gioiello incastonato in mezzo a questi monti si è ricavato un posto davvero speciale nel mio cuore. A forza di fare sto salire-scendere mi si sono tappate le orecchie. Molto meglio. Allora, che dire? Io mi auguro che il video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.